Il Vangelo di San Matteo in questa domenica ci presenta tre piccole parabole di Gesù che ci parlano del Regno dei Cieli. Ma che cos'è questo Regno dei Cieli? È un'entità astratta? È un qualche cosa che non ci tocca la vita quotidiana? Il Regno dei Cieli è il paradiso, perché c'è Gesù, ci sono molte cose belle. Come mi ha spiegato Donna, è tipo... non lo so, è tipo un hotel per i defunti. È una cosa bellissima, il paradiso. Il Regno dei Cieli è un posto dove Dio accoglie le persone che sono defunte in terra e le accoglie con gioia e con un sorriso. Il Regno dei Cieli è un paradiso dove tutti possono giocare insieme, divertirsi e stare in pace. Per me il Regno dei Cieli è tipo la terra, però si trova in cielo, dove c'è Gesù, Maria, e che ti fanno riposare in pace dopo che sei morto. Il Regno dei Cieli dice come il contadino che va e getta un seme nel terreno. Questo seme cresce, ma insieme alla pianta che poi darà il suo frutto cresce anche l'erbaccia, la zizzania, che cerca in qualche modo di far soffocare il germe che darebbe poi una grande soddisfazione al contadino. Oppure dice il Regno dei Cieli è come un piccolo seme che sembra insignificante, ma poi messo nel terreno dà una grande pianta. E da questa grande pianta si appoggiano anche gli uccelli e fa ombra e dà la sua utilità. Oppure dice il Regno dei Cieli è come il lievito che messo nella pasta la fa fermentare e la pasta diventa più abbondante. Ecco, la nostra vita che è intrisa di tante situazioni buone ma anche di tante situazioni negative è condotta comunque da chi può far germogliare, può far crescere, può dare adito a una vita splendida e bella, nella misura in cui noi sappiamo accoglierla, nella misura in cui noi ci mettiamo nell'ottica di una prospettiva che non è solo terrena, ma è una prospettiva che ci fa guardare con gli occhi al cielo. Pensare che chi semina non è solo l'uomo, e soprattutto Dio che fa germogliare. Ecco, facciamo sì che in questa domenica, allora, questo dono che il Signore ci fa della consapevolezza di essere parte integrante di questo grande giardino dove possono germogliare tante cose belle, possiamo tutti insieme, con l'aiuto di Dio, far nascere tante cose che servono a tutta la comunità, ma soprattutto a far germogliare tanto bene. Ecco, noi siamo chiamati a mettere un po' il nostro impegno e la nostra responsabilità. Buona domenica.